un grandissimo gol, Luca, bentornato. Grazie mille, grazie. No, sono contento, ma più per il gol, più per la vittoria della squadra e di questi 3 punti che cercavamo da tanto tempo e che siamo riusciti a portare a casa. Raccontaci un po' intanto quel gol, perché poco fa diceva un giocatore Serena, un giocatore del Grosseto, sì, il gol di Clemenza, ma non ci hanno fatto vedere la palla per 2 minuti. Al primo tempo abbiamo avuto una buonissima gestione della palla, un buonissimo approccio alla gara, siamo entrati determinati, siamo entrati decisi su ogni pallone e abbiamo avuto questa circolazione della palla prima anche del mio gol, in cui abbiamo girato la palla molto bene, velocemente, e quando mi è arrivata la palla gli avversari non sono riusciti ad arrivare, ad uscire alla conclusione, mi sono liberato, visto lo spazio, e provato il tiro. Ecco, abbiamo detto bentornato Clemenza, che è successo in questo mese e mezzo? No, vabbè, niente in particolare, sono momenti che comunque dove siamo stati un po' a livello di squadra un po' meno un po' più sottotono, però io ho continuato ad allenarmi forte, a cercare di uscire insieme a tutta la squadra da questo momento, e devo dire che oggi ci siamo riusciti. Non vuoi più levarla adesso questa maglia da titolare? Ma per te la maglia da titolare io voglio il bene della squadra, il bene di questa società, per noi, per i tifosi, perché se lo meritano, e quindi, a parte la maglia, che gioco dall'inizio, che entro, io voglio sempre dar tutto. Massimo, se vuoi una domanda do l'auricolare a Luca Clemenza, che ti ascolta per una domanda, una da studio, prima di lasciarlo ai colleghi. Sì, velocemente, vabbè, i complimenti li abbiamo fatti a Iosa, meritati, strameritati direi. Ecco Luca, dicevi una cosa sulla quale sono molto d'accordo, avete girato velocemente il pallone, è stato questo un po' il segreto, squadra corta, aggressiva, ma soprattutto massimo 2 tocchi, cosa che avevamo visto di rado nelle ultime settimane, è così? Sì, è così, perché se vuoi comunque creare gli spazi, se vuoi trovare la giocata giusta, devi saper girare bene il pallone. Siamo stati bravissimi in questo, perché abbiamo fatto esattamente massimo 2 tocchi, così che la squadra non potesse più arrivare a chiudere il tiro, o comunque sia a chiudere una giocata.